Walking down the street by myself, and I'm thinking about the day before. Walking down the street by myself, and I'm thinking about the day. Bentornati nel canale delle Burneo. Eccolo il pronostico di domani sera alle 8.45, Cagliari-Venezia, settima giornata del campionato di Serie A. Allora, voglio aprire una piccola parentesi per gli iscritti e anche per i non iscritti. Una live su eFootball ho in programma di farla, la farò, ma ancora non so quando. Ieri sera tardi, praticamente notte, l'ho scaricato e l'ho già giocato, ho già cambiato i tasti e vi devo dire delle cose che ho visto già, che vabbè, avrete visto già i video di tanti youtubers e anche dei miei colleghi di YouTube. Il gioco è cambiato completamente, me lo aspettavo così, sì, io me lo aspettavo così, non avevo dubbi che sarebbe stato così. E ne parlerò nella live che farò probabilmente domani, penso domani la farò, domani o dopodomani. Comunque non dico niente ancora, è una demo ragazzi, se voi avete pazientato fino adesso potrete pazientare ancora di più. Io non so nemmeno se lo giocherò quest'anno, ve lo dico già adesso su questo pronostico. E chiudo la parentesi e football. Andiamo al pronostico del Venezia. Allora, per la prima volta dal febbraio 2000, dopo aver visto il primo incontro della competizione contro i Sardi nel 66, i lagunari sono rimasti imbattuti in tutti i successivi 5, 3 vittorie e 2 pareggi. Il Venezia ha tenuto la porta inviolata nel 50% delle sfide di Serie A giocate contro il Cagliari, 3 su 6. Contro nessun'altra squadra ha registrato una più alta percentuale di clean sheet nella competizione. Il Cagliari non ha vinto alcuna delle prime 6 gare di questo campionato. L'ultima occasione in cui non ha trovato successo in nessuna delle prime 7 risale alla stagione 2006-2007, chiusa al 17° posto in classifica. Dopo l'1-1 contro il Torino, nell'ultimo turno il Venezia potrebbe restare imbattuto per 2 gare di fila per la prima volta in questo campionato in Serie A, te credo. Non ci riesce dal febbraio 2002. 3 in quelle occasioni, una vinta, 2 nulla. Il Cagliari è la squadra che ha incassato finora più reti da fuori area in questa Serie A, 4. 4 peli da fuori area, neanche male. D'altra parte, nessuna delle 4 reti del Venezia in questo campionato è arrivata dalla distanza. Cosa vado a dirti? Il Venezia ha il peggior attacco di questa Serie A con 4 gol in 6 partite, al pari della Salernitana. Nello scorso campionato di Serie B, i lagunari avevano realizzato esattamente il doppio delle reti dopo altrettante gare giocate, 8 centri in 6 incontri. E basta, vediamo se c'è qualcos'altro di interessante. Il Venezia potrebbe diventare la 30ª squadra differente affrontata da João Pedro in Serie A. Il brasiliano ha trovato il gol contro 26 di queste, con la magia del Cagliari soltanto Luigi Riva ha fatto meglio nella storia della competizione, segnò contro 28 squadre differenti. Riguardo al Venezia, una piccola cosa che mettono: con un gol e un assist, Mattia Ramu ha preso parte al 50% delle reti del Venezia in questo campionato. Nella scorsa stagione di Serie B, playoff inclusi, nessun giocatore arancio-nero-verde ha preso parte a più reti di lui, 16, 10 gol e 6 assist. Andiamo con il pronostico. Le formazioni le ho fatte, ho dovuto creare un giocatore o due del Cagliari perché non c'erano, mi pare uno. Comunque le formazioni sono quelle che ho preso da Eurosport, ok? Andiamo con la partita. Appassionati del gioco più bello di tutti, benvenuti. Le tribune sono gremite. D'altra parte, Sardegna Arena. Dagli. Non c'è una sola nube in cielo e l'umore del pubblico sembra quasi rispecchiare il bel clima sereno. Tutti si stanno godendo quella che si preannuncia come una grande. Guarda che bella l'entrata. E noi non vediamo l'ora che i contendenti ci regalino le prime occasioni importanti. È
Questa è una struttura di poco superlativa, una cornice perfetta. È bello però rifare i pronostici e vedere la gente che è in stadio, le persone che vanno a vedere la partita in stadio. Allora, la formazione del Cagliari dovrebbe essere Cragno, Cáceres, Godin, Carboni, De Jola, Marin, Lucio Gianni, Strootman, Andez, Onandez, io l'ho messo là, non so, Baldejo, Pedro. Venezia, Maim, Pamazocchi, Caldera, Ciccone, Molinaro, Perez, Kringoi, Busio, davanti a Ramur, Kerecchi e Jonsen. Alla loro, Tutto pronto, la sfida può avere inizio. Lancio lungo subito. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Ecco Keita. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Ah. Strootman. Ah. Molinaro. Sapevo che la prendeva, fatto apposta, almeno l'hai messo laterale, dai. Dagliela là, girati subito, bravo, dagli la lunghetta. Pallone lungo in verticale. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Vai là. Una giocata troppo corta. Il suo sguardo di scusa al compagno dice veramente tutto. Ha la possibilità di andare verso la porta. Un fallo, no, passaggio in avanti. Ha provato l'azione individuale senza successo però. Dai su veloce. Cerca il tocco filtrante. Non è stato servito bene qui. Scodella in avanti. Prova a velocizzare il gioco con la Dov'è la Ocreche? No, che non cominciamo questi passaggi, Bravo. Questo errore potrebbe essergli fatale. Il Cagliari a calcio di punizione. Ah, fallo! Fallo la fischia. Mi sono messo davanti. Il direttore di gara è stato clemente, ma secondo me gli sta dicendo questa è l'ultima, amico mio. Se va a pegare la lenta. Prova la giocata di fine. Grande prova di forza. Ottima la pressione difensiva. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. La gioca sulla destra. Vai, Okereke. I due qui non si sono capiti e l'azione così è sfumata. Ma dai, ma l'ha persa. Nella fase centrale del primo tempo siamo ancora 0-0. Vigliola. Strootman fa avanzare l'azione sulla fascia. Sì, ma quello ci ha messo 8 ore. Vigliola, il suo pallone è morbido. Scatta verso il pallone. Libera al momento giusto. La loro manovra offensiva punta tutto sui cross in area. È una strategia efficace, ma credo dovrebbero variare un po' il loro gioco. Può essere una soluzione per i minuti finali quando cerchi il gol disperatamente, ma non può impostare tutta la partita su un'unica soluzione. Anche perché le fasce laterali si possono sfruttare in molti modi, per puntare gli avversari, per creare spazi al centro per gli inserimenti. Non puoi rischiare di diventare monotono e prevedibile andando sempre sul fondo per cercare questo cross che ormai sta diventando
inutile. È vero, Luca, sono d'accordissimo con te. Bisogna cambiare. Strootman! Chissà cosa gli passa ora per la testa. Errori come questi lasciano sempre il segno. Partita un po' strana, partita dove noi non riusciamo a fare una minchia come al solito. C'è la palla lunga in avanti. Dai, vai in mezzo. Se ne va. Palla al centro. Che cazzo. Spazza il più lontano possibile. Qui può partire il contropiede. Keita alza la palla in profondità verso un compagno. Bravissimo. Ed ecco un'altra rimessa laterale. Ottimo intervento. Ha fisso il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. La mette al centro. Sbaglia la situazione. Cerca la fondo, palla al piede. Cioè, e Okereke che dove sarebbe, scusa? Riceve un pallone interessante. Provano a ripartire da dietro. Vico Giannis. Ciao. 0-0, primo tempo, partita bruttissima, io dico. Io dico, non avete visto che partita? Ho fatto schifo, non ho fatto niente. Un tiro in porta. Mamma mia. Il secondo tempo è cominciato. E dopo l'intervallo il punteggio è ancora fermo sullo 0-0. Se, qui da quanto ci ha messo a fare il passaggio? No! Strootman ci mette il fisico e conquista il pallone. Decide di sfruttare la fascia. Spinge sulla fascia destra e passa. Effetto al cross. Qui cerca la tira. Ok, lei che ci prova al volo. Cambia per il Cagliari, fuori De Jola, dentro Rogue. Bell'anticipo, pericolo sventato. Bella questa palla buttata là così. Ottimo scambio. Ma dai, ma se fallo quello. Opportunità di ripartire. Allarga il gioco a destra. Keita. C'è Strootman. Sulla destra. La mette in avanti. E la palla viene respinta. Ottima pressione la sua. Mamma mia, che partita. Strootman. João Pedro. Ottimo il fraseggio. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Vico Giannis ha messo forse troppa potenza su questo pallone. Ribalta il gioco sull'altra fascia. Vedo che passa dei kamikami qua, lo devo visto. Calcia lunga. Caldara. Siamo ancora in attesa del primo gol, primo momento 0-0. Vediamo se può capitalizzare. Prova la cosa ha tolto Cragno. Grande salvataggio da parte dell'esterno difensore. Il portiere ha risposto presente quando c'era bisogno di lui. Qua ci ha creduto. Bravo Kelec a girarsi a trovare il tiro per Jones. Di poco. Ecco corner. E facciamo di cambio anche noi, dai. O Kelec al posto di Jones, così a farmi schifo. Alamu lo sposto, non mi piace qua, lo mettiamo qua. Qua mettiamo più dentro così. E che metto forte. E ok, che spariamo qua così.
Questi portiamo un po' più giù. Mazzocchi si è già finito, metto i buoi. Avanzare l'azione con il lancio lungo. Si libera la grande. Scatta verso il pallone. Fa del suo meglio per allontanare il pericolo. Strootman. Pallone lungo in verticale. Tecnica che sei veloce. Ecco il filtrante. Riceve in ottima posizione. Se ne va. Ma vai a cagare, anche il palo ho preso. Scodella in avanti. Ha dimostrato grande reattività. Non si è lasciato sorprendere. Ah, che telefonata. Strootman. Lungo passaggio in avanti. A sinistra con il passaggio. Ci metto il fisico e conquista il pallone. Stanno provando a cambiare il risultato fino all'ultimo. Uno sforzo encomiabile. No, sbagliare Busio. Effettua un passaggio lungo. Stanno fallo? Tutto per No, il eh. Giocata in verticale, ben fatto, è intervenuto quando c'era bisogno di lui. Non sapevo fonti da qua. Grande intensità anche in questi minuti, non è detto che finirà così. João Pedro allarga il gioco. Fallo e anche all'83esimo ti che fischi il fallo. Altra sostituzione, ora l'ho messo anche dal bar dentro. Esce già un pedo e la Diego Faria. Brutto, brutto questa traversione, non sfrutta proprio il movimento dei compagni. Cinque giri di lancette al triplice fischio. Prova a fare tutto da solo. Ora mi chiedo se finirà così o se qualcuno avrà ancora energie per provare a segnare in estremis. Ma troppo lunga, va in culo forte. Intercetta e sbroglia una situazione che si faceva molto pericolosa. Fa avanzare la manovra. Va, 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 i passaggi di testa, Fiori. Si stava facendo pericolosa, ma ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo. Prova con la palla lunga. Che schifo, 0-0 come l'altra volta. Ottima prestazione da parte delle due difese, finita 0-0, poche opportunità per gli attaccanti. E tu cosa ne pensi della partita, Luca? Avevano di fronte un avversario all'altezza. La partita è stata un continuo tira e molla e alla fine hanno diviso il bottino a metà. Mamma mia. Vabbè, guardiamoci questi highlights del nulla cosmico, perché non c'è stato niente. Allora, Joe Pedro ha avuto un'occasione subito, ma Maimpa ha fatto il miracolo. Allora. Grande col piede. Poi c'è un tiro di Strootman al 35esimo del primo tempo. Guardate che tiro di Strootman. E fai bene a disperarti, che cazzo hai tirato. Okereke, vediamo cosa fa Okereke. La mettono in mezzo morbida, la piazza. Poi guardate qua, un muro in 5 davanti al tiratore, davanti a Busio, pur di non farmi segnare.
Poi sempre ci prova Okereke su questo bel cross pennellato, ma tira su Marte. Eh sì, dispera. Venezia che non sta passando, anche se abbiamo fatto un punticino in casa, però la vedo malamente. Qua è bello, ma era bella fatta, avevo creato una bella azione, ma Jonse non trova. Il portiere è ben piazzato e la palla. Il cambio, entra Francesco Forte, viene data la possibilità a Forte che ci prova ma prende il palo. Perché è mancino. Alla fine della partita, sempre possesso palla per il Cagliari, ma il Venezia tira di più in porta, 6-2 e 3-1 al Cagliari. Partita equilibrata, direi. Sulla carta forse più forticino al Cagliari, perché comunque con Cristabaldi e João Pedro hanno due buoni giocatori là davanti, cioè se vogliamo mettere la rosa del Venezia a confronto con quella del Cagliari. Comunque Mazzocchi prende un bel 7, Ceccaroni un 6,5, prende 5 Francesco Forte che prende il palo, 5,5 Jonse, un bel 5 Sernigoi e resta tutti 6. Loro Godin prende un bel 7 come il portiere. E un 7 De Jolla a centrocampo. Pronostico allora 0-0 tra domani sera tra Cagliari e Venezia, la prima della settima giornata del campionato di Serie A. Se vi è piaciuto il video lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale delle Burneo e ci vediamo nella live che probabilmente farò domani. Un salutone di nuovo, ciao ciao.